E comunque è un appuntamento importante anche quest'anno, la 19ª edizione. Che cosa ci può raccontare? Beh, insomma, Ecomondo sta crescendo, cresce ogni anno e si sta sviluppando soprattutto, guardavo ieri proprio passando attraverso i vari padiglioni, cresce l'Italia del futuro, cresce questa necessità di mettere al mondo nuove tecnologie, nuove sperimentazioni in funzione di un mondo sempre più sostenibile. E la cosa straordinaria è che non solo crescono numericamente le aziende, ma crescono gli addetti e soprattutto l'interesse enorme da parte dei visitatori. E come si sta evolvendo la situazione in Europa parlando proprio di normative? Beh, abbiamo avuto proprio quest'anno, con l'avvio al 1° giugno, di due nuove direttive, una appunto la 955 e l'altra la 1357 del dicembre 2014, che hanno preso lo spunto per andare a cambiare, aumentando, incrementando, diciamo, la necessità per tutti i paesi europei di riuscire ad attivare una politica del riuso, del riciclo e quindi del recupero della materia prima seconda, che oggi definiamo end waste, cioè la fine del rifiuto e l'inizio di una nuova vita per i prodotti e per i materiali. Questo significa recuperare, vuol dire che non solo manteniamo il pianeta più pulito perché evitiamo di sporcarlo inutilmente sprecando materia prima di qualità, ma anche vuol dire che riusciamo ad essere sostenibili nonostante la crescita economica sia un valore, nel senso che non possiamo ovviamente permettere agli altri paesi del mondo che sono sottosviluppati e ancora oggi non hanno di che vivere, di non poter maturare la stessa qualità e lo stesso benessere. Ma questo implica inevitabilmente creare tecnologie, meccanismi, condizioni che permettano il totale recupero della materia prima.